Allora, siamo già al quarto giorno della settimana dell'economia e questa mattina abbiamo qui con noi Maurizia Cacciatori. Maurizia Cacciatori è una ex pallavolista della nazionale italiana e commentatrice di Sky Sport. Maurizia Cacciatori è qui nell'ambito di un incontro, tra l'altro sono già 3 anni che abbiamo questa bellissima collaborazione con Randstad, incontro in collaborazione anche con Bosch. Di che cosa parlerà Maurizia? Maurizia parlerà di passione, di amore per lo sport, di impegno, che sono tutte qualità che ognuno di noi dovrebbe avere nella vita. Quindi vi prego per cortesia di fare attenzione e diamo la parola a Maurizia. Buongiorno a tutti, sono Maurizia. Per tutta la mia vita ho fatto, diciamo, la pallavolista. Dico per tutta la vita perché ho smesso di giocare, però oggi ho questa grande eredità che mi ha dato lo sport, che è quella di mettermi in gioco anche senza le ginocchiere o le scarpe da volley e entrare in campo. Perché dico questo? Perché oggi io sono qui in veste di, diciamo, testimonial di un progetto che è straordinario, un progetto che si chiama Allenarsi per il futuro, che vi consiglio magari su Facebook di seguire e su Instagram con l'hashtag Andiamo a Vincere, che è sposato da Bosch e Randstad. Cosa significa? Che queste due straordinarie realtà hanno creduto in voi. Perché? Perché oggi si parla tanto di disoccupazione, oggi abbiamo tematiche forti, oggi non vogliamo alibi o scuse, ma dobbiamo assolutamente metterci in gioco perché è tutto veloce, tutto rapido. E quindi cosa succede? Questo programma, questo progetto, Allenarsi per il futuro, dice proprio tutto, no? Alleniamoci. Alleniamoci per quello che sarà di noi nel nostro futuro. E quindi io parlo proprio con questa slide, no? Che cosa vorreste fare e chi vorreste diventare? Io sono sempre molto curiosa perché so che nessuno parla, perché col cavolo che io dirò cosa voglio fare, però sarei curiosa, perché credo che nella vita il coraggio di parlare sia la base di tutto, che magari una persona mi dica qual è la sua passione o che cosa vorrebbe fare da grande, anche se siete già grandi. Chi parte? Domandone, eh? Mi piacerebbe diventare bravo nel mio sport. Judo. Judo, gli piacerebbe, come ti chiami? Tommaso. Tommaso, a Tommaso piacerebbe diventare bravo nel suo sport. E se vi dico cosa significa passione? È importante, ragazzi, io ve lo dico, perché vivere senza passione è come vivere senza il sale. Voi avete passione? Guardate tutti questi atleti, sono tanti, non so quante medaglie, però tutti loro hanno messo passione in tutto quello che hanno fatto. Hanno messo passione, hanno messo cuore, hanno messo coraggio, sono partiti da ragazzi. E il fatto di essersi messi in gioco, secondo me, è stato alla base di tutto. Perché? Perché oggi, guardate, la disoccupazione giovanile in Grecia, Spagna, Italia, Francia, Regno Unito e Germania. Guardate dove siamo noi. In Italia sono
2,1 milioni tra i 15 e i 24 anni i ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in formazione, sono in NEET. Voi conoscevate questo? Voi sapevate chi erano i NEET? Ecco, a mio avviso è devastante non avere un lavoro, non avere una formazione, non avere un interesse. Ecco, in Italia abbiamo questi numeri. Io sono uscita di casa che avevo 15 anni. Volevo diventare la capitana nazionale di pallavolo. Come lui, un domani vorrà diventare un grande campione nel suo sport. Non avevo le certezze, non avevo nessuna certezza. Ero molto giovane. Però avevo chiare le idee che la formazione, il fatto di mettermi a lavorare, perché comunque la pallavolo, il mio sport era lavoro, perché ogni mattina avevo gli allenamenti, andavo a scuola, ho finito le scuole, quindi andavo a scuola, poi avevo gli allenamenti e nel pomeriggio solitamente dalle 4 alle 8 ero sempre in palestra. Quindi io avevo tutto di quello, studiavo, lavoravo e mi formavo. Lo sport forma, perché ti dà delle eredità incredibili, eredità di collaborare, mettersi in gioco, non tirarsi mai indietro, che devono essere utilissime a voi quando entrerete nel mondo del lavoro. Perché il mondo del lavoro è un mondo particolare, dove se non allenate l'empatia, che cos'è l'empatia? Brava, lei è partita con un sapere, io vado subito da lei, ora lei si tira indietro. Sapere cosa prova l'altro. Bravissima. Sapere quello che prova l'altro. E perché? Perché non lavorerete mai in solitario. Quando si dice che uno vince da solo, vi dice solo una bugia. Perché i vincenti vincono in squadra. E quindi voi entrerete in aziende, in realtà, dove la collaborazione sarà la base di tutto. E soprattutto di alternanza scuola-lavoro offrendo dei tirocini formativi. Lo facciamo attraverso la metafora dello sport, utilizzando campioni che possono raccontare qual è stato il loro sogno, ma soprattutto quanto si sono allenati per raggiungere questo sogno. Una parola che mi ha accompagnato da quando ho tirato i primi calci all'oratorio fino a quando ho appeso le scarpette al chiodo è stata passione. Fare le cose che ti piace è una grande libertà, però se lo fai con passione è sicuramente un plus in più. Noi portiamo un messaggio a questi ragazzi che tutto ciò che nella vita si deve ottenere bisogna ottenere innanzitutto con grande onestà, e lo sport trasmette questi grandi valori, ma soprattutto con il lavoro. Quindi ragazzi, devo capire che se nella vita vogliono ottenere successo bisogna avere autodisciplina, impegno e costanza. Una volta terminata l'attività agonistica mi sono rimessa in gioco ricominciando dagli studi universitari e proprio grazie alla mia tesi di laurea ho avuto la possibilità di entrare a far parte del progetto Allenarsi per il Futuro, cercando di trasmettere i valori che mi hanno permesso di raggiungere i miei obiettivi come la passione, il senso di responsabilità, la collaborazione e la capacità di essere flessibile per adattarmi alle varie situazioni della vita. Il vincitore è semplicemente un sognatore che non si arrende mai. Questo è un po' lo spirito che noi vogliamo trasmettere ai ragazzi, di avere un sogno, ma soprattutto di prepararsi affinché questo sogno si possa realizzare. Andiamo a vincere. Perfetto. Allora, se io vi facessi la domanda, chi conosce Bosch? Oppure, quando io parlo di Bosch, che cosa vi viene in mente? Tergicristalli.
Trapani. Come? Elettrodomestici in generale. Com'è? Allora abbiamo 6.014 collaboratori Bosch in Italia, 402.166 collaboratori Bosch nel mondo in 60 nazioni. Il 92% della proprietà è una fondazione, la fondazione Bosch, che è presente in tutti questi, queste realtà. E Bosch, insieme a Randstad, ha creduto in voi, crede nei giovani, ma soprattutto crede nell'orientamento. Cosa significa orientarsi? Bravissima, provare la propria strada, indirizzarli, capire quello che secondo noi è il percorso più giusto. Se nella vita vi diranno non ce la fate, oppure il treno passa una volta sola, non gli credete, assolutamente, perché se vogliamo raggiungere un obiettivo, noi ci arriviamo comunque. A piedi, in bicicletta, correndo. Hai perso il treno, hai perso l'opportunità? No. Se io sono orientata, se io ho una mia idea, se io ho un valore, se io ho passione in quello che credo, attenzione, potrebbe essere anche qualcosa che magari non è giusta, ma è la mia scelta. E le nostre scelte valgono più di ogni cosa. E siamo noi i migliori allenatori di noi stessi. Ricordatelo sempre. E se qualcuno vi dice non ce la farai, voi dovete girarvi e dire ve lo faccio vedere io, sempre. Noi siamo il gruppo Bosch, apparteniamo a una fondazione di pubblica utilità, ma soprattutto apparteniamo alle vite di tutti voi, in cui siamo entrati con un'auto, un elettrodomestico, un telefono dopo l'altro. Abbiamo sempre sviluppato una tecnologia pensata per migliorare la vostra vita e quella del pianeta. Quello che sogniamo è un mondo in cui potremo accendere tutte le luci col vento e muoverci l'uno verso l'altro usando la luce del sole. Un mondo che consuma meno e che consuma meglio, in cui le case sono intelligenti e in cui le uniche emissioni sono quelle di idee che cambiano il mondo. Un universo che progredisce partendo dalla sua storia, sapendo che ogni evoluzione è la somma di piccoli passi, compiuti con fatica, capacità e ostinazione. Crediamo che gli utili siano veramente utili quando sono reinvestiti nella ricerca e nelle nostre vite, perché sappiamo che la sicurezza e l'efficienza non sono un lusso, ma soprattutto una questione di attenzione. Ci impegniamo ogni giorno per rendere concreta l'idea di un mondo sostenibile, perché il nostro futuro dipende dalla qualità dell'ambiente in cui viviamo, dalla capacità di sostenere i giovani talenti e le iniziative di pubblica utilità. Nel nostro mondo, l'intelligenza e la forza collaborano per produrre energia qui o per portare una scintilla laddove ancora non c'è. Quel mondo esiste e ha già la sua storia. Cresce ogni giorno e ci accompagna passo dopo passo verso il futuro. Bosch, tecnologia della vita. La cosa interessante di tutto questo è che Bosch offre, dà la possibilità di fare stage, quindi di formazione, di una settimana, 10 giorni, dove ognuno di voi ha la possibilità di mettersi in gioco e capire magari se è il suo mondo oppure no. Ecco, se io fossi una ragazza della vostra età,
di non perdere l'occasione, nel senso più esperienze facciamo, più ci mettiamo in gioco e più siamo performanti. Avete mai fatto un curriculum? No. Ecco, io credo che a volte quando nei curriculum ci sono più esperienze che non debbano essere perfettamente esaltanti, perché siete giovani, quindi è normale che non abbiate tante esperienze lavorative, ma avere un qualcosa in più è sempre, diciamo, un valore aggiunto nel nostro DNA. E noi dobbiamo essere i migliori allenatori in tutto questo. Vi fa... La coppa è abbastanza... È... La coppa era abbastanza enorme, però questa è l'alternanza scuola-lavoro. Quindi guardate quante opportunità, quante soluzioni, situazioni che magari potrebbero appartenere a voi vengono messe in gioco. Quindi non sfruttatele, non buttatele via. Cercate di rendervele vostre, se c'è qualcosa che sentite che può appartenere a voi. E poi l'hashtag andiamo a vincere, a me piace tantissimo, perché non è vinciamo, ma è andiamo a vincere, che è ben differente. Andare è condurre insieme. Fare questo percorso che ci porterà al successo oppure no. Ma è un percorso fatto ovviamente di fatica, di sacrifici, di cambiamenti. Ma perché non provarlo? Perché non mettersi in gioco ed esserci? Agli sportivi hanno sempre insegnato che la parola non ce la farò mai è assolutamente vietata. Io ho un bambino di 8 anni e una bimba di 8 anni. Che quando stava facendo le sottrazioni, siccome le addizioni le faceva molto molto bene e si sentiva un fenomeno, quando ha iniziato a fare le sottrazioni a un certo punto mi ha detto: mamma, io queste cose non mi vengono, preferisco il più e quindi non ce la farò mai a fare il meno. Quando mi ha detto non ce la farò, per me è stata quasi un'eresia, perché lo sport mi ha insegnato a non tirarsi mai indietro. Ed è per questo che io ho scritto poi anche un libro. Ho scritto un libro per loro, per i miei figli. Non mi interessa quanto ha venduto, quanto venderà, ma l'ho scritto per loro. Perché? Perché è importante, lo dico a voi. Mai dire non ce la farò. Ma proviamoci, proviamoci sempre, senza timore di sbagliare. Questi sono i nostri educa-allenatori, o meglio tutti gli atleti che fanno parte di questo percorso, che è quello proprio di fare testimonianza all'interno di istituti, di scuole e portare le loro esperienze. La mia è un'esperienza di volley, ma abbiamo giocatori di basket, abbiamo Pino Maddaloni, abbiamo
Marco Mordente, basket, pallavolo, scherma, abbiamo anche Giampaolo Calvarese che è un famosissimo arbitro, quindi abbiamo di tutto e di più, ognuno di loro ha una storia. La cosa che ci accomuna è il fatto che nei momenti meravigliosi, ma anche nei momenti in cui le cose non andavano bene, noi siamo sempre stati lì. E questo deve far parte del vostro DNA, ricordatelo sempre. Non trovare alibi, non trovare scuse. La prof spiega male, la lezione è noiosa, mi annoio. Sono tutti elementi che faranno sì che voi arriverete il più tardi possibile al vostro obiettivo. E questa sono io. Forse voi non lo sapete, però tutte le volte che vedo questo video, vi assicuro che lo vedo tante volte, io mi emoziono, ma mi emoziono non tanto per i risultati, perché avete visto, ho vinto tantissimo, ho vinto un premio anche come miglior palleggiatrice a un mondiale, che non arriva proprio tutti i giorni. Mi emoziono perché so tutto il percorso che ho fatto per arrivare su quel podio e quel percorso l'ho fatto insieme alle mie compagne ed è stato un percorso particolare perché la mia storia è una storia particolare. Io sono toscana, sono di Carrara e la mia famiglia è una famiglia di imprenditori. Quindi in casa mia c'è sempre stata poca comunicazione, pochi abbracci, tanti silenzi e a me piaceva parlare, si vede, a parte scherzi, mi piaceva mettermi in gioco, amavo follemente la pallavolo, ero anche molto brava a scuola, però quello che mi mancava era proprio il rapporto di squadra, mi piaceva entrare magari in casa e trovare situazioni gioviali, invece in casa mia c'era tanta tensione perché i miei genitori avevano due lavori abbastanza importanti, mio padre lavora nel mondo del marmo, mia madre invece in quello portuale, quindi spesso e volentieri c'erano più tematiche legate alle parti imprenditoriali e poi concludevano sempre i loro discorsi dicendo tanto ci penserà l'avvocato Baratta. E io ero piccolina e la sera pregavo, dicevo avvocato Baratta ti prego risolvi le cose così riusciamo a parlare un po' di più o perlomeno parliamo di noi, parliamo, io sono la prima di tre figli, tutti fatti a Schirea, ci sono io, mio fratello che è nato l'anno dopo e la mia sorella subito, come tre gemellini diciamo. E quindi quello che mi è sempre mancato è stato proprio il fatto di comunicare, di avere un nucleo nel quale poter esprimere le cose. Non che i miei genitori non mi abbiano voluto bene, anzi, però spesso e volentieri ho sempre pensato che avessero altre priorità. Mi sbagliavo forse, ero molto giovane, avevo poco più di 8-9 anni. Io amavo follemente la pallavolo. Però in casa mia era chiaro che i figli avrebbero dovuto seguire il percorso della famiglia,
Io invece no. Io volevo giocare a pallavolo. E allora cosa facevo? Quando tornavo da scuola, prendevo il mio pallone e andavo in cortile e mi mettevo a palleggiare contro il muro, col bagger. Poi non so se avete mai visto i cartoni animati, non so, di Mile Shiro. Ecco, c'è una puntata che non è Mile Shiro ma è Mimi, ancora prima, dove l'allenatore giapponese, che era un po' eccessivo, diciamo, però per me era un idolo perché era l'allenatore, incatena la povera Mimi con delle catene e gli inizia a attaccare un sacco di palle. E quindi lei in difesa con queste catene prende, difende, difende e non molla mai, non molla mai. Io guardavo questo programma, questo cartone animato come se fosse qualcosa di eccezionale. Cosa ho fatto? Andai in ferramenta e presi delle catene. E anch'io andai a fare questo allenamento contro le pareti del condominio. Risultato atroce. Mia madre mi guardò con degli occhi come per dire questa è fuori di testa completamente, con queste catene, un dolore poi assurdo. Però io ero felice perché comunque avevo fatto qualcosa di importante, ero cresciuta, seguivo gli allenamenti dell'allenatore Ongo, si chiamava questo allenatore. Avete mai visto questi cartoni dove volano 8 metri sul cielo e schiacciano dopo mezz'ora e fanno sempre punto? Ecco, io guardavo questi programmi e mi allenavo, andavo giù. Nessuno palleggiava con me perché io ero autodidatta e i miei genitori non mi hanno mai iscritto al corso di pallavolo. E quindi io palleggiavo, ogni tanto passava qualcuno, vuoi palleggiare con me? Sì, palleggiavano, però quando attaccavo non avevo il controllo del pallone, quindi attaccavo forte, però attaccavo senza colpire, cioè potevo prendere anche in faccia, quindi insomma ero abbastanza pesante. Quindi un po' i miei compagni rimanevano, dopo se ne andavano via e rimanevo sempre da sola. Ricordo un ragazzino che si chiamava Attilio, che lui passava sempre nella mia strada con la bicicletta e mi diceva: Maurizia, sei ancora lì? Ma non vorrei mica diventare la capitana della nazionale, tutti i giorni allenarti così, penserei mica di arrivare così lontano. E io tutte le volte sentivo questa frase: non vorrei mica diventare la capitana della nazionale, dove vuoi andare, basta, basta, chi credi di essere? Io invece ero molto contenta e mi piaceva da morire e tutte le volte mi giravo e pensavo: è vero, non diventerò la capitana della nazionale, però perché non crederci, perché non sperare, no? Perché non fare di tutto per poter arrivare il più alto possibile? E questo è stato il mio percorso. Un percorso particolare, perché quando ci fu la prima squadra di pallavolo che mi selezionò era quella di Carrara. La palestra della squadra di Carrara era una palestra molto brutta, no, per me è bellissima, però era molto piccolina, per battere c'era poco spazio, quindi non potevi neanche distendere tanto il braccio. La rete era una rete non nuova come quella delle Olimpiadi. Io ho giocato alle Olimpiadi, quindi vi posso assicurare che è tutto fantastico e meraviglioso. Quella palestra aveva magari una lampadina rotta e si vedeva male da una parte. Il profumo dei palloni era quello che a me piaceva, il fatto di poter stare in mezzo alle mie compagne, il fatto di avere la mia squadra, il fatto di indossare quella maglia che al tempo era la squadra, era la maglia di Carrara, dove c'era uno stemma che diceva: la forza sta nella ruota, perché Carrara è famosa per il marmo e quindi i cavatori, quelli che dovevano portare il marmo, utilizzavano il carro, quindi la ruota, e tutta la forza stava nella ruota. Io guardavo quello stemma e pensavo: vorrei un giorno che al posto di quello stemma o vicino a quello stemma ci fosse stato un tricolore o qualcosa di più importante, ma lo tenevo sempre per me. E tutte le sere che tornavo dall'allenamento facevo una mini intervista davanti allo specchio. Avevo uno specchio alto e io finivo allenamento con questa maglia, andavo davanti allo specchio e raccontavo come se fossi una capitana quello che era successo.
E quindi diceva: oggi la partita è andata molto bene, abbiamo vinto, la schiacciatrice ha fatto ottimi punti, purtroppo abbiamo avuto dei momenti non meravigliosi. E i miei genitori a tavola mi guardavano, cioè, questa è completamente, l'abbiamo veramente persa. E poi parlavo anche di sconfitte, oggi invece abbiamo perso, e loro: mamma mia, qui. E continuavo. La cosa divertente è che io mi nutrivo del mio sport, e questo significa avere passione. Quando hai passione non senti stanchezza, non senti fatica, tu fai il tuo percorso. Io ho rinunciato a tanto perché sono uscita di casa che avevo poco più di 16 anni, ero una ragazzina, non sapevo fare nulla, non sapevo né cucinare, non sapevo stirare, ancora adesso non so stirare, però vabbè, ci provo sempre malissimo. Infatti mio marito mi dice: lascia perdere, perché le camicie che stiro sono terrificanti. Però detto questo, io ero molto giovane, e quando sono entrata in questo club che era a Perugia, quindi da Carrara a Perugia sono quasi 3 ore di strada, io sono entrata in un team dove tutte le giocatrici avevano già vinto, convinto. C'erano giocatrici che avevano già fatto Olimpiadi e io non avevo vinto nulla, non avevo niente nel mio curriculum, ma volevo avere l'esperienza di far parte di una squadra di Serie A. E ringrazio i miei genitori che mi hanno dato la possibilità di andare. Io penso che all'inizio abbiano pensato: vabbè, l'abbiamo persa. E io ho fatto questa valigia prima di partire. E l'ho fatta solo di pigiami, ginocchiere e scarpe, per farvi capire che bimba è, bimba, che ragazzina fossi stata. Cioè, non avevo ben chiara l'idea di quale sarebbe stata la mia vita, perché la mia vita da quel giorno è cambiata completamente. Io sono entrata in un team dove bisognava vincere tutti i giorni. E quindi noi siamo semplicemente le decisioni che prendiamo. Io ho fatto questa scelta, la scelta di diventare una giocatrice professionista. Non è stato facile. Avevo una delle giocatrici più importanti che quando arrivai mi disse: ma tu nel tuo curriculum che cosa hai vinto? E io a testa alta, perché ero sempre molto, mi sentivo fortissima, risposi: io nel mio curriculum ho vinto un trofeo di mini volley a Montalcino, che è famosa per il vino, di Topolino. Lei mi ha guardato e ha detto: questa ha fatto le Olimpiadi. E mi dice: come Montalcino, mini volley, Topolino, ma cosa dice questa? Quindi io, dopo aver detto questo, ero tutta contenta. Lei mi guardò come per dire: non dico sei una nullità, però mi guardò come per dire: ne hai di strada da fare. E quindi ho iniziato a capire e allenare quello che abbiamo detto prima, l'empatia, che è fondamentale per voi che entrerete nel mondo del lavoro, che avrete una collega o un collega che magari non vi piace. E allora cosa farete? Starete zitti e non li parlerete tutto il giorno, o cercherete di collaborare anche se non vi è simpatico? Non gli parlerai? Perfetto. È la strada peggiore, credimi. Vi dico questa cosa. Io ho giocato in tantissime squadre, ho fatto 22 traslochi nella mia vita e ho giocato con giocatrici con le quali non avrei passato neanche un minuto della mia vita fuori dalla palestra, perché proprio non erano nel mio DNA, oppure non appartenevano nulla, non mi erano per nulla simpatiche. Però sai cosa avevo in comune con loro? L'obiettivo. E quindi quando scendevo in campo io avevo la stessa maglia della mia compagna, e con le mie compagne, dalle più simpatiche alle più antipatiche, io facevo un percorso. Per quello ti dico: non pensare mai così, perché potrai diventare un ostacolo. Ho preso anche una scarpata in testa io, vi dico anche questo, durante una partita. Perché? Perché le aziende, perché le squadre di pallavolo, qualsiasi ambiente, non sono famiglie.
non dobbiamo volerci tutti bene, però dobbiamo avere quell'obiettivo comune, perché se non ce l'abbiamo facciamo fatica. E allora io ho preso questa scarpata perché avevo questa giocatrice che si chiama Laura Campanale, che è tra l'altro anche una mia amica, però durante la partita e durante gli allenamenti continuava a dirmi, io alzavo la palla e lei mi diceva, è bassa, io alzavo la palla un po' più alta, è alta, io alzavo la palla un po' più alta, è lenta, io alzavo la palla, è troppo lunga. E a un certo punto, un giorno, due giorni, tre giorni, un mese, due mesi, tre mesi, durante una partita tra l'altro importante, io gli passai una palla talmente cattiva, nel senso tesa. Voi li sapete i ruoli nella pallavolo? Io ero palleggiatrice, quindi la palleggiatrice è l'anima della squadra, però è anche un po', se vuole, non una streghetta, però voglio dire, se vuole essere cattiva può mettere in difficoltà, ve lo dico proprio col cuore. E allora io di questa giocatrice non ne potevo più, e cosa ho fatto? Gli diedi una palla talmente brutta che lei, quando attaccò, quando alzò il braccio, la palla ormai era già andata via, e tutti pensarono che aveva sbagliato lei, ma in realtà avevo sbagliato io. Però io sono stata zitta, io la palla te l'ho passata, stop. Cosa è successo? Lei si è abbassata e dentro di me iniziavano i sensi di colpa. Ho detto, Dio, si è fatta anche male, gli ho fatto questa cattiveria, ma non ne potevo più, non ne potevo più. Poi ce l'avevo anche in camera, tutte le trasferte, e lei dormiva pochissimo e stava sempre con gli occhi aperti, e quindi dicevo sempre, Laura dormi, Laura dormi, quindi mi sfiniva per farti capire, no? Allora, quando lei si abbassò, io pensai che si era fatta male alla caviglia, e invece no, lei si stava sfilando la scarpa. Noi pallavoliste non siamo conosciute come delle piccole cenerentole, perché abbiamo dei bei piedoni. Detto questo, quando sfilò la scarpa, mi guardò, e c'era una distanza come potrebbe essere tra me e lei. Quindi io sapevo, siccome dietro di me c'era solo l'arbitro, perché ero direttamente pronta a ricevere una bella scarpata. Lei alzò il braccio, ho detto, mamma mia, sto scarpone, ho detto, chissà dove mi prende. Però le palleggiatrici sono anche molto rapide, e quindi veloce veloce l'ho schivata. L'ha presa il povero arbitro. Però non abbiamo dato un grandissimo esempio di sportività. Non abbiamo dato un grandissimo esempio che ci vogliamo tutte bene. Quando facciamo queste interviste dove andiamo tutti d'accordo, ci vogliamo tutte bene, una squadra meravigliosa. No, no, non è vero. Non è assolutamente vero. Ci sono state tante discussioni. C'è stato un momento in cui io non sopportavo più una mia compagna in nazionale, perché lei tutte le mattine mangiava il succo d'arancia con i cornflakes dentro. E io non la sopportavo più. Pensate a che punto eravamo arrivate, no? Ma quando vivi un ambiente come quello della nazionale, sei sempre a stretto contatto. E quindi non devi avere dei limiti. Se avrai una persona che non ti è a genio e dovrai lavorare con questa persona, devi cercare tu di migliorare la situazione e non di tirarla fuori. Perché chi ci perderà sarai solo tu. Guardate questa frase, e vi dico anche da dove arriva. Le coppe si vincono in allenamento e si va in gara solo per ritirarle. Allora, i miei figli, che ovviamente non fanno pallavolo, perché dicono che la pallavolo rimbambisce, perché mamma è rimbambita, il grande ha 8 anni e la piccola ha 7. Quindi dicono, mamma, noi non giocheremo a pallavolo perché te ti dimentichi di tutto e sei rimbambita. Forse perché hai preso tante pallonate in testa. Quindi la pallavolo loro non la faranno mai. Spot meraviglioso, e va bene così. Quando erano piccolini facevano scherma e io li accompagnavo agli allenamenti senza capire mai un tubo, perché comunque la scherma con la maschera e tutto per me è sempre stato uno sport che non conoscevo perfettamente. E quindi stavo seduto e li osservavo. Non mi sono mai resa conto che a fianco alla panchina dove ero seduta c'era questa meravigliosa frase fatta dai ragazzini della scherma.
scritta con la penna, con i fogli di carta, con la coppa disegnata, diciamo, in una maniera abbastanza naif, però meravigliosa. E sapete perché? Perché racchiude il senso di tutto quello che deve essere il nostro percorso. Le coppe non arriveranno mai così. Entrare nel mondo del lavoro non sarà mai così. Ci vuole il sacrificio, ci vuole la costanza, la determinazione che parte da ogni singolo giorno, dal lunedì mattina quando ci svegliamo e la prima cosa: non voglio andare a scuola, non voglio andare a allenarmi, oggi in azienda per favore. No, è da quel lunedì mattina. Io ho avuto un allenatore brasiliano che ha vinto di tutto di più, vi posso assicurare, che mi ha sempre detto: Maurizia, ogni allenamento buttato via è un essere lontano dall'obiettivo. Quindi le coppe si vincono in allenamento, e poi guardate quei puntini, e si va in gara solo per ritirarle. Quindi significa che il risultato finale nasce dal lavoro di tutto un anno, tutto un percorso, tutto un momento fatto con costanza e determinazione. E io aggiungerei: se meritatamente, perché non è detto che se uno si fa un mazzo così comunque vinca la coppa. Perché vi posso dire che io ho vinto 5 Champions League, anzi 3, scusate, le ho aggiunte 2, vabbè, uguale, ho vinto 3 Champions League, ma ho perso anche 2 finali di Champions League. Ho vinto 5 scudetti, ma ho fatto 9 finali scudetti, quindi 4 ne ho perse. Quindi chi è il vero vincente? Il vero vincente non sarà mai quello che vince tutti i giorni, che non esiste. Il vero vincente è colui che trova un giusto equilibrio tra un'esaltante vittoria e una cocente sconfitta. Quindi mai buttarsi giù quando le cose non vanno bene, piangere, disperarsi, e neanche esaltarsi troppo quando le cose vanno alla grande. Trovare un giusto equilibrio, ma questo lo troverete piano piano col vostro percorso. Questa è la frase del treno che a me piace tanto. Non permettete mai a nessuno di dire non ce la farete oppure avete perso la vostra opportunità, perché la vita è la vostra e voi siete gli artefici e protagonisti del vostro percorso, e il vostro percorso deve essere disegnato da voi. Nella pallavolo si dice che se il muro è alto tu giochi il mani fuori. C'è qualche pallavolista qua? Giocare il mani fuori significa fare un pallonetto, non serve la schiacciata forte. Fare una piazzata, cercare anche un mignolo della mano, è punto uguale. E poi vi racconto questa esperienza che è forte, perché all'apice della vittoria, quando avevo vinto di tutto e di più, ho avuto un allenatore che mi ha fatto fuori. A me piacerebbe che venisse questa ragazza, come ti chiami? Sì. No, la ragazza Mora. Sì. No, non è lei, è lei. Sì. Sì, vieni qua vicino a me. No, 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 lei. Ti racconto questa storia che te dirai: ma a me cosa interessa? Giustamente. Come ti chiami? Maria. Allora, Maria, quando io ho vinto di tutto e di più, ho vinto 17 titoli, quindi ero la giocatrice forse più titolata, no? Ho avuto un allenatore che mi ha detto: cara Maria, ok?
te non fai parte più del mio progetto. Da questo momento credo in un'altra giocatrice, in un'altra Maria. E te hai sempre pensato che hai dato il massimo, che non ti sei mai tirata indietro, e non era giusto, no? Che tu fossi fuori. Io ero la capitana della nazionale, quindi mi sentivo anche un senso di responsabilità fortissimo. E quando questo allenatore mi ha detto così, mi ha detto: guarda, siccome punto in una giocatrice più giovane, io avevo 27 anni, che insomma 27 anni non ero proprio, però insomma non sapevo cosa fare. Da anni ero stata la capitana, da anni avevo quella maglia, e quindi ho pensato: che cosa devo fare? Tu cosa avresti fatto? Non lo so, avrei fatto vedere chi sono realmente e quindi avrei dato di più. Brava. Non ti saresti tirata indietro? No. Grande, un applauso a Maria. Io ho fatto quello che ha fatto Maria, anche se è stata difficile, perché mi hanno tolto la fascia di capitano, l'ho data un'altra compagna, perché quando mi allenavo non ero più la giocatrice, diciamo, capitana. Il mio allenatore mi aveva dato un secchio con dell'acqua e del detersivo, e tutte le volte che le mie compagne si buttavano in terra, io andavo a pulire il sudore delle mie compagne, così come fanno tutti i pallavolisti e le pallavoliste, non è che è una cosa che non si può fare, eh? Però ormai il mio compito era quello. E quando Marco Bonitta, che è stato questo allenatore, mi disse questo, io come reazione andai nel parcheggio dell'albergo, della nazionale, e mi chiusi in auto e piansi. Piansi perché pensavo alle mie valigie, pensavo alle mie scelte, pensavo a Tilio in bicicletta, che mi ha sempre detto: ma dove vuoi arrivare? E pensavo che il mio percorso sarebbe finito lì. Invece, come ha detto Maria, ho dimostrato che potevo esserci ancora. E quindi cosa ho fatto? Sono uscita dall'auto. Il primo pensiero però è stato questo: siccome a fianco a me c'era l'auto del mio allenatore, ho pensato: con le chiavi gli rovino subito la carrozzeria, così lo sistemo e gli do subito un bel biglietto da visita. Detto questo, ho capito invece che avevo due possibilità. La prima, quella di prendere e andarmene via e mollare e dirgli: sai cos'è? Io me ne vado via. Sono una giocatrice che ha vinto tanto, tu mi hai voluto fare questo, io non l'accetto. La seconda è quello che ha detto Maria, rimanere lì, rimanere per quel senso di appartenenza che vale più di ogni medaglia al collo. Il senso di appartenenza è la maglia che indosserete voi, l'azienda che sceglierà voi, il mondo che sceglierete voi, quella maglia dove conta di più il nome Italia dietro, di Cacciatori avanti. E quindi sono tornata, nonostante le difficoltà, perché tutto era capovolto, tutto era insormontabile. Però ricordatevi sempre, che sia chiaro, i primi a porci limiti siamo proprio noi. Andiamo oltre. Cadrete un milione di volte. Ma tutte le volte che cadrete, quando vi tirerete su, sarete più forti. Magari non lo vedrete subito, ma girandovi indietro capirete che quella caduta è stato qualcosa di importante per essere ancora più forti. Quindi, il messaggio che vi do, primo, se abbiamo un collega che ci è antipatico, dobbiamo comunque collaborare, ok? Lo so che te fai uno sport individuale, però nella vita... Secondo, siate veramente i protagonisti della vostra vita, non permettete a nessuno, nessuno, di dirvi: no, questo non è per voi, sceglietelo voi. E terzo,
non mollate mai. Grazie. Avete una domanda? No. Eccolo, il mio judoka è... Allora, sì. Detto, no, essendo il mio sogno appunto diventare bravo nel mio sport, in futuro uno sportivo generalmente non può arrivare per esempio anche a 50-60 anni e continuare a gareggiare a livelli alti, no. Giustamente. E una volta finita la carriera sportiva, cosa hai fatto? Ecco, questa è la domanda forse più pertinente, perché io oggi sono qui, no, in una veste differente, non sto facendo una lezione di pallavolo. Io ho cambiato, ho smesso a 33 anni perché ero stanca, perché tutti dicevano guarda lei è quella della pallavolo, la pallavolo, avevo vinto tanto e un po' mi ero anche annoiata. Ho giocato all'estero, parlo 3 lingue, ho studiato, sono stata in Spagna e parlo lo spagnolo, perché quando sono andata in Spagna pensavo di parlare lo spagnolo perfettamente e invece parlavo come Pieraccioni, mettendo le S da tutte le parti. Sono molto scontenta di questa squadra e una mia amica argentina mi disse Mauri, guarda, fai prima parlare in italiano perché questa è una roba ridicola. Quindi ho cambiato mentalità, ho smesso col volley, perché tutto ha un inizio e tutto ha anche una fine e io lo sapevo e quindi a 33 anni ho smesso e ho voluto entrare in un ambito che è quello della comunicazione. Quindi io oggi sono, diciamo, relatrice per le aziende in Italia, all'estero, parlo dei miei valori che sono la collaborazione, lo spirito di squadra, la leadership, il fatto di mettersi in gioco e vado molto orgogliosa perché porto i miei valori. In casa mia non c'è neanche una coppa esposta. Voi direte ma perché? E i miei figli dicono mamma, ma te sei sicura che hai vinto qualcosa? Perché noi le coppe non le vediamo, perché la vera vittoria che io ho avuta è stata quella sempre di mettermi in gioco, di cambiare. Il cambiamento lo dice la parola stessa, cambiare la mente, ed è quello che dovrete fare voi e non pensare e dire sempre ma noi abbiamo sempre fatto così. È l'errore più grosso che voi, soprattutto voi, potete fare oggi. Ok? C'è qualche altra domanda? Maria, che mi ha illuminato, hai qualche domanda? Il judoka è fortissimo però, a domande è imbattibile. Qualche curiosità? Sì. Bello questo doppio microfono perché... Qual è stato il tuo trofeo più bello? Il trofeo più bello è stato, più che trofeo, è stato giocarsi le Olimpiadi. Perché io da piccina guardavo le Olimpiadi e guardavo spesso l'atletica perché è quella più fantastica. E quindi guardavo e dicevo chissà cosa penserà un atleta che gioca alle Olimpiadi, perché gli atleti delle Olimpiadi rappresentano il loro paese in nella competizione più importante al mondo. E quindi dicevo chissà cosa pensano in quel momento, no? Prima di partire o prima di giocarsi una gara. Quindi quando io ho fatto la mia prima Olimpiade, che è stata quella di Sydney, è stato qualcosa di incredibile, perché ero talmente emozionata, a parte che abbiamo giocato tutte malissimo, ma eravamo molto giovani. E quando c'è, non so se avete mai visto le aperture delle Olimpiadi, c'è proprio una manifestazione straordinaria dove entrano tutte le nazioni e quindi chiamano ogni paese. E quando hanno chiamato l'Italia, noi siamo entrati dentro, io avevo tipo un telefonino così e la mano mi tremava talmente tanto e la mia amica mi ha detto Mauri muoviti, perché io non sapevo più cosa fare, ero talmente stordita che il telefonino mi è caduto in terra e c'era talmente tanti atleti di tutto il mondo che il telefonino, se tornavo indietro, era già tutto spiaccicato, per dire. Però è stata quell'emozione, rappresentare l'Italia, il tuo paese, in tutto il mondo,
in un'Olimpiade, qualcosa di eccezionale. Io la guardavo da piccina, sono toscana, cioè piccolina, e sono riuscita a raggiungere quel traguardo. Potete chiedermi di tutto, ora tutto. Alla pallavolista. Sei pallavolista? Sì. No, non... Pallavoliste devono avere coraggio sempre. Ma che ruolo hai? Centrale. Povera. Perché la centrale è un ruolo un po'... Poverina, salta. Poche volte gli danno la palla, deve murare. Però se non ci fosse la centrale sarebbe un caos generale. Quindi vediamo la centrale che cosa mi racconta. Non lo so. Ma anche sportiva, anche tecnica. Teniamo alto. Mi fa una domanda. Direi anche di lei. Una curiosità. Un allenatore. Beh, cioè io ho avuto spesso problemi con gli allenatori, però. Classico. Chiara ha avuto spesso dei problemi con gli allenatori e io non la biasimo, perché anch'io ho avuto problemi importanti. Ho avuto un allenatore russo che non diceva neanche una parola, e io quando c'era il time out, siccome ero palleggiatrice quindi dovevo avere delle indicazioni dal mio tecnico, mi giravo, lui stava fermo così e dicevo ma... e lui go cosa gli dicevo, no? Quindi anch'io ho avuto allenatori che mi hanno messo in difficoltà. Avete sentito prima la storia dell'allenatore che mi ha fatto proprio fuori dalla nazionale. Però credo che ogni allenatore mi abbia insegnato qualcosa. Il russo a comunicare coi gesti. L'allenatore che mi ha fatto fuori a capire che un giorno possiamo essere al top, ma il giorno dopo può arrivare qualcuno che può superarci. E quindi dobbiamo stare sempre coi piedi per terra. Ho avuto allenatori anche simpaticissimi, allenatori che ci facevano allenare poco, perché io devo dire anche la verità, ero la capitana, ero l'esempio, però non mi piaceva correre, ero sempre l'ultima, cioè non ero proprio una capitana di quelle, sai, perfettine, anzi, ero un po', però in campo non mi tiravo mai indietro, questo è poco ma sicuro. Erano gli allenamenti, quelli lì fisici che un po' mi facevano tribolare. Però detto questo, ogni allenatore che incontrerai sarà un'opportunità. Il consiglio che ti posso dare è parlarci, anche se non vuoi dirgli neanche una parola perché ti sta antipatico e tutto, fai come ho fatto io. Io ho preso la scarpata, l'ho schivata, però poi sono arrivata a un punto di connessione, perché sennò è difficile e si ritorna al punto su, come ti chiami? Tommaso. Di Tommaso. Fai un percorso in solitaria e non puoi. Eccola. Avresti mai voluto cambiare ruolo perché magari ti eri rotta di palleggiare? No, la verità è che io ero nata come schiacciatrice. Quando io dicevo che avevo vinto il trofeo di mini volley di Topolino, l'avevo vinto come schiacciatrice. E la schiacciatrice è... di che squadra siete? Per non fare poi... Vabbè, Cristiano Ronaldo va bene, la Cristiano Ronaldo della situazione, perché facevo 30-40 punti a mini volley, eh? Quindi mi sentivo fortissima, la giocatrice proprio più importante. A un certo punto c'è stato un allenatore che mi ha detto: guarda Maurizia, non diventerai tanto alta, quindi il tuo ruolo non è proprio la schiacciatrice, ma la palleggiatrice. Palleggiatrice? Passare la palla? Ma non ci penso nemmeno, una cosa noiosissima. E quindi all'inizio ho detto no, io voglio schiacciare perché sono forte. E invece se non avessi fatto quel cambiamento, se non avessi dato ascolto a quell'allenatore, magari non avrei preso questo premio come miglior palleggiatrice al mondiale. Quindi io sono partita come schiacciatrice e ho finito come palleggiatrice e ho azzeccato. Magari se avessi continuato pensando io ho sempre fatto così, sarei rimasta magari a Carrara e non avrei fatto tutto questo percorso.
urla perché non ce la fa. Urla. E durante gli allenamenti hai mai pensato ogni tanto al chi me lo sta facendo fare, chi me l'ha fatto fare o addirittura di mollare tutto? Sì, sempre tante volte, nel senso che ci sono stati tanti momenti in cui avrei preso le ginocchiere e le avrei buttate proprio via, oppure non torno più in palestra, basta, ho chiuso con la pallavolo. Ma è normale nel mondo dello sport, è normale nel mondo scolastico, è normale nelle nostre vite. Che ci facciamo domande, soprattutto quando le cose non vengono come vorremmo noi, ma è proprio lì che si vedono i vincenti, nei momenti di difficoltà, perché è troppo facile, no basta, mollo lì, chiudo e vado via, no, noi rimaniamo lì, fino alla fine, poi magari non vinceremo la partita, però quel percorso l'abbiamo fatto nostro, questo è fondamentale, grazie. Ah, adesso dobbiamo fare un video. Chi era? Dov'è? Come si chiamava? Mattia? Eccolo là. Mattia, dove sei? Ormai sono diventata una di voi, eh. Allora, Mattia ci spiega e ci coordina. Come non sai cosa devi fare? No. Mi avevi detto di sì. Ok, allora. Dovremmo fare questa cosa, guardiamola. Aspetta, spostiamoci che magari... Allora, io ve lo dico, ho parlato tanto, un piacere, ma se non vinciamo la gara, perché poi c'è il premio, dovete urlare che facciamo crollare il tetto. Non voglio perdere questa sfida, ok? Quindi ci organizziamo. Io dirò... Oggi che giorno è? Ormai hanno ragione i miei figli. 30 gennaio 2020, tu dirai l'istituto, ok, tu dirai 1, 2, 3, ok, all'1, 2, 3 deve scoppiare l'inferno, 30 gennaio, ITES Valturio di Rimini, 3, 2, 1, bravi! Ok, ciao a tutti, ciao ragazzi, capisco che dopo Maurizia è difficile mantenere la concentrazione, ma abbiate solo un pochino di pazienza ancora. Allora, io mi chiamo Michela, sono riminese e come voi sono stata seduta su questi banchi, proprio qui dove siete voi oggi. Io ho fatto il liceo scientifico, quindi l'Einstein, qui di fianco. Esatto, avete ragione. Infatti quello che vi voglio raccontare è proprio la mia esperienza. Perché ho scelto il liceo scientifico? Ero giovanissima, non sapevo, come molti di voi immagino, cosa fare e che cosa ho pensato. È una scuola vicino casa, è una scuola ai tempi, insomma, 20 anni fa, adesso non so se è ancora così, ma dal vostro bu mi sembra di capire che è ancora così, era una scuola considerata molto prestigiosa. E quindi ho pensato, cavolo, i miei genitori saranno orgogliosi di me, farò un'esperienza bellissima. Erano motivi validi, secondo voi? Ci andavano le mie amiche? Esatto, non ho avuto proprio una grande genialata, perché fin dai primi anni mi sono resa conto che a me piaceva la letteratura italiana, mi piaceva la filosofia, l'antropologia, la sociologia,
tutte materie che col liceo scientifico cozzavano parecchio. Però cosa ho fatto? Ovviamente mi sono rimboccata le maniche, ho continuato a studiare dando il meglio che potevo. Ovviamente nelle materie letterarie andavo molto bene, ma in quelle scientifiche, insomma, quel 6 stiracchiato me lo portavo a casa. Quando è stato il momento di scegliere l'università, mi sono detta: Michela, stavolta non puoi sbagliare, assolutamente. Segui il tuo cuore, segui la pancia, segui la tua passione, fai qualcosa che ti fa stare bene. E così ho fatto. Mi sono messa a girare un po' per gli atenei, ho letto tanto e ho scelto di frequentare la facoltà di sociologia di Urbino. Lì, ragazzi, mi sono riscoperta un'altra persona, ero un'altra studentessa. Avevo tutti 30, 30 e lode, mi sono laureata col massimo dei voti. E ho detto: cavolo, allora sono sempre io. Ero sempre la stessa, ero sempre Michela. Eppure in un ambiente diverso che io sentivo mio, studiando delle materie che mi appassionavano, avevo dei risultati assolutamente diversi. Ed ho acquisito una grandissima sicurezza in me stessa che purtroppo negli anni del liceo, che comunque tanto mi aveva dato, avevo perso. Ho detto: cavolo, allora non sono una zuccona da 6 stiracchiato, sono brava, cavolo, ce la posso fare. E così ho proseguito, ho preso una laurea magistrale in risorse umane. Mi sono spostata, sono andata all'Università di Bologna e lì mi sono laureata. Dopodiché sono ovviamente rientrata a Rimini. Cercavo un tirocinio, cercavo di fare un'esperienza possibilmente nelle risorse umane. Purtroppo in quel momento non c'è stata la possibilità e ho fatto un tirocinio in un'agenzia di organizzazione eventi. Dopodiché ho lavorato lì un paio di mesi seguendo un progetto molto importante per Mondadori, quindi comunque ho avuto una bella opportunità. Ma io avevo la testa dura, ho la testa dura, avevo il pallino delle risorse umane e quindi a settembre, finita questa esperienza di 2-3 mesi, mi sono rimessa in cerca di un tirocinio nelle risorse umane, perché quello era, sentivo che era la mia strada. Quindi mi sono rimessa in gioco, ho preso il mio bel curriculum, mi sono rifatta il giro di tutte le agenzie e ho risposto a tutti gli annunci. Finalmente è arrivata la mia occasione. Ho iniziato a fare un tirocinio in un'agenzia, ho fatto un tirocinio molto lungo, di 7 mesi, dopodiché ho avuto la fortuna di approdare in Randstad e di essere assunta in questa bellissima azienda. Ora mi occupo di profili office, quindi ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di una specialties che ricerca e seleziona profili legati al mondo impiegatizio. Nel frattempo ovviamente la mia vita è andata avanti, la mia vita personale e questa è la mia squadra. È arrivata prima la piccola Zoe, poi il piccolo Tommy e questa insomma è la mia famiglia. Da quando ho conosciuto poi colui che è diventato mio marito, lo sport è entrato a far parte della mia vita. Mio marito non ha avuto il percorso di Maurizia, ma comunque ha giocato fino alla Serie B di basket, poi è diventato allenatore e tuttora collabora con delle società sportive, sempre nel mondo del basket. Attraverso mio marito e i suoi valori, i suoi insegnamenti, sono entrati a far parte anche del mio vissuto e della mia cultura. A casa mia, come ha detto prima Maurizia, infatti ho avuto un brivido quando ha detto quella frase, e ho detto: cavolo, veramente gli sportivi sono tutti uguali. A casa mia è vietato dire non ce la faccio, è vietato dire sono un fallimento, è vietato non rispettare un impegno preso. Grazie a questi valori che io ho respirato attraverso di lui, li ho fatti miei, li abbiamo fatti nostri e tutto questo ci ha permesso di superare grandi difficoltà e tutti i momenti tristi e difficili che abbiamo tutti nel nostro percorso di vita e ovviamente sono stati superati grazie a questi valori molto importanti che grazie a lui anch'io ho potuto fare miei. C'è una foto che ho messo in fondo a destra, è il mio bimbo seduto alla mia scrivania. Quello è il mio ufficio
E nella giornata dedicata a Bimbi in Ufficio, che tutti gli anni Randstad organizza più o meno nel mese di maggio, abbiamo la possibilità di portare in ufficio i nostri bimbi, i nostri familiari, e fargli vedere effettivamente dove noi passiamo gran parte della nostra giornata, perché io 8 ore al giorno la passo seduta lì, in quella scrivania. Questa foto mi fa molta tenerezza, la uso anche come salvaschermo del mio cellulare aziendale. Perché? Perché è il riassunto perfetto di quello che è un mix della mia vita privata e la mia vita lavorativa. Io lavoro in Randstad da 13 anni e quindi sarebbe impossibile non considerare Randstad, il mio ufficio, quella scrivania, un po' la mia seconda casa. Quando arrivo in ufficio la mattina, io non vedo l'ora di raccontare cosa ho fatto la sera prima alla mia collega, non vedo l'ora che arrivino quei 10 minuti di pausa per andare a prendere il caffè e spettegolare su quello che è successo magari nella mia vita privata. Questo perché? Perché i miei colleghi sono diventati nel tempo i miei amici e condividiamo croci e delizie di tutte le nostre giornate lavorative. Io ho avuto la fortuna di trovare appunto un lavoro che mi calza perfettamente, che io sento mio e che sono contenta di fare. Quindi la mattina quando mi alzo e vado in ufficio ci sono certo delle brutte giornate, dei momenti più duri, delle giornate più impegnative di altre. Però ho la fortuna di entrare in ufficio e di sentirmi serena, felice, appagata, che quello che faccio mi calza addosso. A me piace definirlo un po' come l'abito cucito dal sarto, quindi esattamente su misura per me, dove io mi sento me stessa e dove posso dare il meglio di me stessa. Perché così, come ho imparato a scuola, in un ambiente che non sentivo mio, a studiare delle materie che non mi piacevano e non sentivo mie, io non ho dato il meglio di me stessa e mi sono ripromessa che non avrei mai più provato quelle sensazioni. Per cui ho cercato con tutte le mie forze di trovare un posto di lavoro che rispecchiasse questi valori per me importantissimi. Ok, vi presento quindi Randstad. Grazie. Vi faccio vedere un video. Benvenuti nell'era del post digitale, dove like, tweet, share sono comuni azioni della nostra vita quotidiana. Ci svegliamo, ci lavoriamo e iniziamo la giornata. È vero, la tecnologia ci ha semplificato la vita, ma forse l'ha resa un po' meno intima, anche se non deve essere per forza così. Non di Randstad, infatti, crediamo nelle connessioni reali, quelle che vanno oltre i dati e gli algoritmi, quelle che si basano su empatia, intuizione, istinto. Per questo, l'innovazione tecnologica, uniamo sempre la passione dei nostri professionisti. Per creare una connessione che sia umana, come quella che c'è tra due persone che parlano davanti a un caffè. Per andare al di là di un curriculum o di un annuncio di lavoro. Per comprendere il cuore e l'anima di un'azienda. Per spingere i nostri candidati e i nostri clienti ad andare sempre oltre. Human forward. E questo è il progresso che ci porterà a realizzare tutto il nostro potenziale. Perché non è un lavoro a definire chi siamo, ma è ciò che siamo a definire il lavoro che facciamo. Randstad. Human forward. Allora, Randstad è una grande multinazionale, ha la sua casa madre in Olanda e la sede legale amministrativa italiana, ovviamente come tutte le grandi aziende, a Milano. E siamo diventati l'anno scorso il primo player a livello mondiale, quindi la prima agenzia per il lavoro al mondo. Siamo presenti in 39 nazioni e in Italia con oltre 300 filiali e oltre 2.500 dipendenti.
All'interno di Randstad nel 2012 è nata una divisione no profit, quindi un po' in contrasto, no? Con un'azienda che fa business, che è dedicata esclusivamente all'orientamento, quindi ad accompagnare ai ragazzi nel difficile percorso e transito tra la scuola, l'università e la ricerca del lavoro. Randstad si occupa, oltre che di orientamento, come abbiamo detto, di formazione. Siamo una delle poche agenzie in Italia ente accreditato per l'attivazione dei tirocini, uno strumento molto importante. Porta il tuo CV. Allora, noi siamo a Rimini, davanti al vecchio palazzetto dello sport, conoscete tutti, via Flaminia 107. Io, come vi ho detto prima, mi occupo di profili office, quindi voi che siete ragionieri, sarete ragionieri, siete assolutamente invitati a venire in filiale per fare una chiacchierata, portatemi il vostro CV, lo guardiamo insieme, se avete dei dubbi, se volete dei consigli e cercheremo di aiutarvi nella scelta e nell'intraprendere magari un percorso di tirocino, di apprendistato o di assunzione diretta. Quanti di voi andranno all'università? L'avete già deciso? Ancora forse presto, siete ancora in quarta, ancora pochi. Per chi proseguirà il percorso di studi potrà comunque venire in filiale magari per cercare un lavoretto part time, magari nei fini settimana, o per chi vuole studiare e lavorare contemporaneamente. Per chi invece vorrà sfruttare il suo diploma per entrare nel mondo del lavoro, ovviamente siete i benvenuti, veniteci a trovare. Come ho detto prima, perché un'azienda come Randstad ha creato una divisione no profit dedicata ai giovani, all'orientamento, all'alternanza scuola-lavoro? Perché? Perché l'innovazione, che cos'è? Alterare l'ordine delle cose stabilite per fare cose nuove. E chi è l'attore dell'innovazione? Ovviamente siete voi, sono i giovani. Sono i nuovi diplomati del futuro. Siete voi che sarete i protagonisti di quella che è stata definita, viene già definita, la rivoluzione industriale, l'industria 4.0. Un'industria che corre veloce, sempre più automatizzata e interconnessa. E solo voi giovani potrete far parte e siete i protagonisti dell'innovazione del futuro. Insieme all'innovazione, insieme all'industria 4.0, che cosa cambierà? Cambieranno ovviamente le professioni. Pensate che quando io mi sono diplomata nel 99, le agenzie per il lavoro aprivano in quel momento in Italia. Quindi io 5 anni dopo il mio diploma, una volta laureata, ho trovato lavoro in una società che quando mi sono diplomata ancora non esisteva in Italia. Quindi vedete come in 5 anni è cambiato il mercato del lavoro locale. E io mi sono collocata proprio in una realtà che fino a 5 anni prima non esisteva, quantomeno non nel nostro territorio. Studiosi dicono che il 75% delle mansioni future devono ancora essere inventate. Pensate quanti cambiamenti stiamo assistendo in ambito, ad esempio, amministrativo, la fatturazione elettronica, che voi, essendo ragionieri, tratterete, conoscerete. Fino all'anno scorso non esisteva. Pensate alla legge sulla privacy, come ha cambiato il mondo del lavoro. Sono nate delle professioni negli ultimi 2 anni che prima non esistevano. Il data protection, ad esempio, colui che all'interno di un'azienda tratta i dati aziendali. A seguito di una normativa europea è nata una nuova professione che fino a qualche mese prima non esisteva e tanto altro ancora. Questi sono degli esempi di nuove professioni, ma potremmo farne tantissime. Ad esempio, chi conosce i social media manager? Che cosa fanno? L'avete mai sentito dire? Sono quelle figure che all'interno di un'azienda gestiscono i social network. Pensate, chi l'avrebbe mai detto, no? Quando si è diffuso Facebook, Instagram, che sarebbe diventata una professione, che le aziende avrebbero usato questi strumenti per farsi pubblicità.
Pensate una volta al volantino, alla pubblicità sul giornale. Ci sembra lontano, ma in realtà era poco tempo fa. Quindi come si evolve il mondo del lavoro, come si evolvono le professioni. Che cosa dobbiamo portare nel nostro zainetto quando affronteremo un nuovo lavoro, una nuova professione? Ovviamente ci porteremo un bagaglio tecnico, ovvero che cosa sono le competenze? Cos'è una competenza? È un saper fare, quindi cosa io so fare e cosa posso imparare a fare. Quella è una competenza. A fianco alla competenza, come diceva Maurizia prima, cosa ci vuole? Ovviamente ci vorrà un'attitudine, ci vorranno sempre di più le cosiddette competenze trasversali, come ad esempio entrare in empatia con gli altri, la capacità di ascolto, la capacità di apprendimento veloce, la dinamicità, così come cambia il mercato del lavoro, come cambia l'industria, anche noi dobbiamo essere flessibili, dobbiamo essere sempre pronti al nuovo, quindi ad acquisire nuove competenze e nuove attitudini che andranno a formare quelle che saranno le nostre life skills, quindi tutte le soft skills che noi acquisiremo nel corso della nostra vita personale e lavorativa, ovviamente. Conoscete un po' questi valori, questi termini? Quale vi piace di più? Quale sentite più vostro? Maglietta rossa? Self-control è importante, no? Nella scuola e nel mondo del lavoro, quindi imparare a essere sempre controllati, no? Come diceva anche Maurizia, cercare sempre il giusto atteggiamento. Qualcos'altro? Qualche valore in cui vi riconoscete, che sentite più vostro? Non siate timidi. Vai. Cos'è la visione secondo te? Prova a dire, secondo te, avere i superpoteri, non è proprio un superpotere, ma è la capacità di guardare oltre, di guardare al futuro, mi viene in mente, è la capacità di essere flessibile, di non fossilizzarmi solo su quello che so oggi, ma su quello che potrò imparare domani, ad esempio. Avere una, si dice, essere lungimiranti, non pensare solo all'oggi, ma pensare anche a quello che sarà il futuro, che è domani. Altre cose? A me, ad esempio, piace molto il teamwork, perché senza lavoro di squadra non si va da nessuna parte. Noi, ad esempio, in filiale siamo divisi in gruppi di lavoro e abbiamo sempre un compagno di fianco a noi. È molto importante. Mi piace molto la parola resilienza, la capacità di resistere agli urti, no? E di andare avanti. Quello di cui vogliamo parlare oggi, comunque il valore più importante di cui ci ha tanto parlato ovviamente anche Maurizia, è la passione. La passione che ci deve guidare in ogni scelta e in ogni giornata, nella scuola, nello sport, così nel lavoro come nella vita. Volevamo farvi vedere un video di un paracadutista austriaco che, pensate, è riuscito a realizzare qualcosa di incredibile che nessuno aveva mai fatto prima. Ha battuto il record di salto in caduta libera. Si è buttato da 39.000 metri di altezza e infrangendo il muro del suono. Nessun paracadutista era mai riuscito in questa impresa. Ci ha impiegato quasi 2 anni
di duro lavoro, di lavoro di squadra, si è avvalso ovviamente di tanti supporti e di tanti studiosi che insieme a lui ogni giorno si allenavano per raggiungere questo bellissimo risultato, solo ed esclusivamente guidato da una cosa, la passione. Vi faccio vedere il video. Ecco, questa era l'impresa del nostro Felix. Avete delle domande su Randstad, su qualcosa? Volete chiedermi qualcosa anche sulla mia esperienza, curiosità, dubbi, perplessità? Vai. Allora, ti chiami? Allora, Matteo non ha capito bene cosa fa Randstad, ve lo spiego meglio, forse l'emozione sono andata un po' veloce. Allora, noi ci occupiamo di fare match tra domanda e offerta, quindi cerchiamo la persona giusta per il posto giusto. Le aziende ci chiamano quando hanno necessità di inserire personale e noi cerchiamo di offrirgli il miglior candidato possibile per quella posizione. Quindi facciamo scouting, ricerca, pubblichiamo annunci attraverso il quale cerchiamo di andare a intercettare il giusto candidato per quella giusta posizione. Quindi siamo un'agenzia per il lavoro. Per questo vi dicevo, potete già cimentarvi nel fare un'iscrizione online, ad esempio, andando sul nostro sito www.randstad.it, potete già magari iniziare a prendere familiarità su cosa significa compilare un format online, perché oggi ovviamente quando sarai diplomato e cercherai lavoro, cosa farai? Qual è la prima cosa che faresti? Dopo aver festeggiato per il diploma, che ci sta, è giusto? E come fai però per cercare lavoro? Qual è la prima cosa che faresti? Informarmi. ho capito. Ho capito. Proprio la prima cosa che metti in atto per la ricerca del lavoro.
sicuramente il cervello, cioè metto in alto la mia mente, cioè cerco di lavorare. Ah. Di aver messo in moto il cervello. No, beh, no. Scusa. Ah beh sì, il curriculum, lo compilo il curriculum, poi vado a varie agenzie che mi potrebbero interessare, faccio vedere il mio curriculum, mi alleno nell'esposizione a casa orale, perché non posso andare lì col curriculum e balbettare come sto facendo adesso, poi dopo cerco di convincere, se non convinco, amen, e continuerò da un'altra parte, comunque non posso stare con le mani in mano. Mattia, allora lo riassumo meglio. Prima scrivo un bellissimo curriculum, poi vado a portarlo nelle agenzie, questo è un ottimo passo, e guardo, andrò sul web, no? Oggi è il canale sicuramente migliore per la ricerca del lavoro. Per cui, per questo dicevo, se volete già allenarvi, potete andare sul nostro sito e iniziare già a inserire i vostri dati. Potrebbe essere un bel allenamento. E in più vi rinnovo l'invito a venire in filiale quando volete, e in modo tale che se avete magari dei dubbi su come è scritto il curriculum o volete fare esercitazioni di colloqui, come diceva Mattia, no? Non posso andare a fare un colloquio e balbettare, devo fare delle prove. Ecco, il passaggio in agenzia in questo può essere molto utile, perché noi prepariamo i nostri candidati quando vanno a colloquio, li prepariamo in base al referente che incontreranno, in base al tipo di azienda che incontreranno, facciamo in modo che siano il più preparati possibile e in modo tale che si smorzi un po' questa tensione che ovviamente in un ragazzo giovane non diplomato direi che è assolutamente normale. Altre domande? Devi meglio maggiorenne, sì, meglio maggiorenne, direi di sì. Altre cose? Qualcuno ha qualche curiosità? Ok, allora io vi ringrazio tantissimo della vostra attenzione. A presto, grazie a tutti.